Salve veri temerari, io sono Caverna di Platone in piena rivalutazione e dopo un po' di mesi rimetto mano alla videocamera per parlare di Dragon Ball. Oh, che cosa originale per Caverna di Platone, ma so bene che questa è una recensione fuori tempo massimo per Dragon Ball Z alla risurrezione di F, ma ho delle cose da dire. Non vedevo un film così brutto da tempo e tutti quelli che lo hanno apprezzato, compreso Victor Slaso 88 e i suoi fan, sono degli emeriti. Ma bando alle ciance, godetevi questo Gotenks Super Saiyan 3 assolutamente non canonico. Sigla. Enorme premessa prima di cominciare a recensire. Conservatevela questa cosa perché potrà tornarvi utile in qualsiasi ambito della vostra miserevole vita. Nel mondo esiste un solo ed unico canone di bellezza, la simmetria. Essa non è né buona né cattiva, non sta dalla parte dei belli né dei brutti, ma esiste in ogni forma naturale conosciuta all'uomo e per questo apprezzata. E se dovessimo trovare un valore pari alla bellezza simmetrica in una qualsiasi opera di narrativa, sia scritta che disegnata o filmata o animata, quel valore sarebbe la coerenza interna, cosa di cui questo film è completamente sprovvisto. Già solo il fatto che la Toei sia corsa ai ripari con dei crediti enormi che davano tutto il merito del film ad Akira Toriyama avrebbe dovuto far preoccupare chiunque cercasse un film con un pizzico di senso. Volevo fare una gag tirandomi gli occhi per sembrare giapponese, ma sembro di Secondigliano. Sapete come è fatto Toriyama-san, no? È un campagnolo, sa fare solo commedie sexy come Lino Banfi e Alvaro Vitali, dimentica i suoi stessi personaggi, inventa Deus Ex Machina a cazzo di cane. È per questo che l'hanno scelto per scrivere, sceneggiare e disegnare questo film. Così saprete a cosa andate incontro e non potrete dire che non siete stati avvertiti. Il film comincia con una scena piena di orsacchiotti e fatine che a un certo punto ho pensato che la Lucky Red stesse distribuendo il film sbagliato, magari una roba di Miyazaki. Invece no, è proprio il film di Dragon Ball perché viene spiegato che quello è l'inferno personale di Freezer, di cui vediamo l'anima in versione meccanizzata appeso dentro un bozzolo, mentre sotto gli fanno una parata di dolcezze e carinerie. Ok, ma un momento. Io ho letto il manga scritto e disegnato da Akira Toriyama, che ha scritto e disegnato anche questo film. Nel fumetto, quando Vegeta va incontro alla morte per sconfiggere Majin Buu, chiede a Piccolo che fine farà la sua anima. E il Namecciano gli spiega che quando le persone malvagie muoiono, le loro anime vengono ripulite dai peccati commessi e reincarnate in persone buone, come è successo con Majin Buu che diventa Ub. Anche se Vegeta ottenne un trattamento di favore da Re Emma, Freezer era un vero e proprio figlio di puttana intergalattico, quindi meritava la reincarnazione per direttissima. E allora perché la sua anima lì, appesa in un bozzolo, costretto a subire questa punizione alquanto divertente, devo ammetterlo, e oltretutto in versione meccanizzata? Le regole stesse che Toriyama si era posto vengono infrante, quindi la coerenza narrativa è spezzata e perciò questo film non potrà essere altro che una cacata atomica. Quindi stop, fine della recensione, ciao, chiudete il video, basta. Allora, bambini microcefali, cosa abbiamo imparato oggi? Abbiamo applicato una regola che poggia le basi su esperienze pregresse e richiedeva davvero poco per funzionare. Una cosa molto semplice: leggere quello che hai scritto qualche anno fa! Ma i giapponesi sono maestri dello show don't tell, dell'immagine che prevale sulla trama che si sfalda, delle storie un po' a cazzo di cane, quindi non ingrippiamoci troppo e parliamo del resto del film. Il resto del film è una specie di revival della saga di Namek, la più avventurosa, spaziale, scoppiettante fra i vari archi narrativi di Dragon Ball, riproposta in una salsa più blanda e con un paio di ruoli invertiti che avevano creato il giusto hype nei trailer, sistematicamente distrutto una volta arrivati alla visione al cinema. Un po' come lo scudo di Captain America spaccato a metà nei trailer di Age of Ultron.
Capita l'antifona? Classica pellicola giapponese che segue la suddivisione in tre atti legata al concetto Jōhakyū, preludio, rottura, accelerazione. La prima parte del film è un po' altalenante, scene divertentissime, intervallate da cose molto telefonate, vediamo un po' che fine hanno fatto alcuni personaggi, solite cose, ma quello che proprio non sopporto è questo inserimento forzato di Jaco della Pattuglia Galattica all'interno del film. Sì, stanno creando una nuova mitologia di Dragon Ball e col film precedente c'erano riusciti alla grande, ma questa manovra di marketing fraudolenta che ti costringe a comprare il fumetto per capirci qualcosa in più, che comunque non sarà mai veramente qualcosa di rilevante da capire, è odiosa! Anche perché molta gente al cinema si chiedeva chi mai fosse questa fantomatica sorella di Bulma che appare solo ed esclusivamente in questo manga. Non che i parenti apparsi dal nulla fossero qualcosa di nuovo per Dragon Ball, ma tant'è che è un casino in questo modo. Sorbet, l'ultimo comandante della flotta imperiale di Freezer, raccoglie le sfere del drago per resuscitare il suo signore e padrone e così ricostruire l'impero ormai allo sbando. Seriously? Resuscitare Freezer non mi pare sia un'idea così intelligente, un bambino viziato che amministra male i suoi affari e distrugge i pianeti in base all'umore del giorno. Perché non resuscitare suo padre tanto per andare sul sicuro? Infatti questa mossa si rivela una pessima scelta perché la prima cosa che fa Freezer appena resuscitato non è rimettere insieme il suo esercito, ma decide di allenarsi per la prima volta nella sua vita per non uno, non due, non tre, ma 4 mesi? E vendicarsi di Goku e Trunks. Beh, tu hai proprio il comando nelle vene. Hai una sapienza tanta cosa. Intanto Goku e Vegeta si stanno allenando sotto l'occhio vigile di Whis per diventare più forti. Una cosa buttata un po' a caso, senza una vera spiegazione, serve solo a creare un pretesto per una finta morale all'interno del film e spiegare per filo e per segno come questo benedettissimo film crollerà su se stesso con un Deus Ex Machina degno di Toriyama e quindi stupidissimo, ma lo approfondiamo dopo. La seconda parte è tutta una serie di mazzate fra i guerrieri Z e l'esercito di Freezer in attesa di Goku e Vegeta. Freezer pompatissimo oltre ogni limite, Krillin e compagni talmente depotenziati da non riuscire a fare nulla di concreto se non sconfiggere a fatica i circa 1000 mercenari al soldo dell'alieno. E qua veramente i bordelli forti, ragazzi, roba che Yamcha e Zhao si stanno a casa perché troppo deboli, ma il maestro Muten combatte il genio della tartaruga di mare, che mazzolea gente come se piovesse. Piccolo invece non riesce a stare al passo di un tizio che si chiama Sushi e sta a livello di Zarbon e Dodoria. Gohan ormai ha abbandonato il cammino del guerriero e riesce a stento a diventare un Super Saiyan. Un vero e proprio casino! Ma la cosa simpatica è che Freezer sa benissimo che i suoi soldati sono dei piscitielli di cannuccia e praticamente li manda al macello perché sapeva che sarebbero stati sconfitti subito dai difensori della Terra. Piani che farebbero invidia alla campagna di Russia di Napoleone. Terzo atto completamente incentrato sul combattimento Goku-Freezer, al solito prima si studiano, combattono un pochetto, poi si trasformano, combattono, dialoghi, combattono ancora, Goku sembra in difficoltà, ma trova il punto debole dell'avversario e invece di approfittarne comincia letteralmente a giocare ad acchiapparella con Freezer per fare minutaggio, credo. Ora, lo scontro fra questi due quanto può essere atteso e desiderato dai fan. Seriamente, chi ha mai pensato che Freezer potesse davvero sconfiggere Goku, che ormai è diventato anche un dio? Sì, ok, sì, si è allenato per 4 mesi, 4, il numero della morte, era già fortissimo, pensa se si allenava, Ah, è diventato Golden Freezer, che è una parodia del Super Saiyan, hai capito? Certo. Ah, alzi la mano chi ha mai pensato che Freezer potesse davvero rappresentare una minaccia per i protagonisti. Sei un cretino tu che hai alzato la mano. Ora arriviamo al sodo. Durante gli allenamenti, l'atteggiamento di Goku e Vegeta in combattimento è oggetto di discussione.
Whis afferma che laddove il primo sia fin troppo rilassato durante una battaglia, abbassando spesso la guardia, il secondo è troppo teso e per questo non riesce ad esprimere il suo potere proprio perché pensa troppo. Voi, della Toei Animation, volete davvero convincere me che Son Goku, il guerriero definitivo, il più grande protettore della Terra, l'instancabile genio del combattimento può essere messo fuori gioco perché abbassa la guardia? Questa cosa è così out of character che seriamente ho iniziato a pensare che questo non fosse un film di Dragon Ball. Prendiamo un volume a caso di Dragon Ball, ce l'avevo lì sulla mensola. Sfogliamo, si sfoglia, nei fumetti si sfoglia. Guarda che cosa ho trovato. Leggiamo insieme questa vignetta. Sembra molto più forte di quel che immagino. Mi stenderà in un attimo se mostrerò il fianco anche solo per un decimo di secondo. Saga di Cell. Ricordiamoci che durante la saga di Majin Buu Goku era un guerriero molto malizioso. Ricordiamoci che in Battle of Gods, per studiare Bills, lascia che gli altri si facciano pestare per bene, facendo un po' il bastardone, in questo caso tenendosi in disparte. Ricordiamoci della caratterizzazione di Goku, di che personaggio era diventato e che direzione aveva preso. È davvero così difficile? Volete sul serio far credere a una generazione di ragazzi che un raggio laser sparato da un cazzo di anello possa mettere fuori gioco un Super Saiyan God Super Saiyan? Capirei se stessimo parlando del laserone del Dottor Male, ma un piccolissimo raggio laser sparato da un anellino pacchiano e da Froci, che danno può fare? Avete raggiunto due risultati. Dare soddisfazione a tutti gli stronzissimi fan di Superman che ora avranno una prova tangibile per sostenere che i loro stupidissimi scontri fra due personaggi di universi contrastanti hanno senso. E avete fatto incazzare me. Che è peggio, brutte teste di cazzo farcite di merda? Ma sono giapponese. No, tu sei stronzo! Sei uno stronzo con le orecchie a mandorla! Anche Bills e Whis, protagonisti indiscussi del precedente film, sono diventati ormai delle comparse alla stregua di Tenshinhan e Krillin, perché il primo non fa altro che mangiare e dormire per tutto il tempo, mentre il secondo, oltre ad allenare i due Saiyan, è limitato a plot device per chiudere il film? Dare un senso al film? Però attenzione che a un certo punto il film rischia anche di diventare bello. Vegeta diventa il principe dei Terminator, implacabile apri culi, spacca ossa senza remore, comincia a mazzoliare Freezer, gli dà tante di quelle mazzate, ma tante tante, così tante, che non gli dà il colpo di grazia in tempo e Freezer distrugge la Terra. Si salvano solo Goku e compagni, protetti da una bolla spazio-temporale dimensionale di Whis, che coi suoi poteri riavvolge il tempo. Non viaggia nel tempo, perché se viaggiasse nel tempo loro avrebbero incontrato i propri doppioni, no? Non viaggia nel tempo, lo riavvolge, ma non ho capito come fa. Vabbè, comunque dando modo a Goku non solo di non imparare un cazzo dai suoi errori, ma anche di soffiare a Vegeta il momento di gloria uccidendo Freezer con una Kamehameha. Cosa che poteva fare praticamente dal primo minuto in cui hanno cominciato a combattere, confermando ancora una volta che questo film è una serie di stronzate e strati di merda uno sopra l'altro. Ma anche questo era scontato, perché far vincere Vegeta sarebbe stato troppo bello e i giapponesi non sanno fare cose belle. Non riesco a credere che ho davvero speso tutto questo tempo a spiegarvi perché la resurrezione di F fa schifo, visto che è una cosa ovvia. Però io sono Caverna di Platone e ho il potere della rivalutazione, perciò credo di essere un po' più forte della semplice forma di vita chiamata Whis. Allora riavvolgerò il video e sintetizzerò il mio parere sul film. Ad asterpa, ozio crepe o mulla, tuscionu e la rosa nambro fignoni, e si se ammi, durbi e tieni levi, ed trapala da sona vita in... Dragon Ball Z, la resurrezione di F è un concentrato di fanservice, di caratterizzazioni manipolate, di personaggi di contorno che non servono ad altro se non ad accumulare tempo, di combattimenti insipidi, tristi, senza pathos, power up senza hype, trasformazioni che non gasano. Questo dovrebbe essere l'ABC di Dragon Ball e non lo sanno più fare.
un film Goku Vegeta centrico per finta, perché tanto è sempre Goku il protagonista, e ho capito che deve essere una grossa pubblicità per Dragon Ball Super, ma un po' più di impegno nello scrivere questa storia ce lo potevate mettere. Capisco che non potete bruciarvi alcuni personaggi, ma è veramente fatto a cazzo di cane questo film, non ha senso. E se vi piace, siete veramente dei cretini. Questa non è la resurrezione di F, ma è Dragon Ball Z, la resurrezione del franchise. Che in realtà non è mai passato di moda Dragon Ball, quindi... L'unico che ne esce bene da questo film è Krillin. Si è fatto una famiglia, ha messo la testa a posto e lavora come poliziotto, come suoneria del cellulare alla sigla di One Piece. C18, che a Napoli definiremo come una pucchiaccona, ha praticamente una venerazione per lui. Ha vinto tutto questo ragazzo. Ah, e comunque il Super Saiyan God Super Saiyan è più debole del Super Saiyan God, perché Toriyama ha detto che il colore blu è meno intenso del rosso. Quando i livelli di potenza vengono gestiti in base ai colori, credo sia il momento di non seguire più quella serie. Se il video ti è piaciuto, metti un bel mi piace, condividilo sul tuo diario Facebook e spammalo pure agli amici che magari sono riusciti dalla sala contenti dopo aver visto questo film. Fagli capire che sono degli stupidi. E inoltre ti do la possibilità di commentare qua sotto questo video. Fammi sapere se la tua opinione è simile alla mia o magari è diversa. Perché l'importante, secondo me, è creare una discussione. Parliamo insieme di questo film. Vediamo dove sono i pregi e i difetti. In questo video io ho analizzato soltanto una parte delle cose che purtroppo per via del tempo sempre ristretto e anche perché non c'ho voglia di parlare di tutti i problemi del film non ho potuto approfondire bene, però comunque nei commenti possiamo dilungarci un po' di più, parlare insieme, perciò discutiamone, fatemelo sapere. Inoltre voglio un feedback da voi perché ho intenzione di recensire un po' tutti i film, gli special TV, gli special usciti solo con i videogiochi di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Se la cosa vi interessa, lasciatemi un bel feedback, fatemelo sapere in un commento, scrivetemi su Facebook, insomma, rendetemi partecipe della vostra decisione in modo che io realizzerò altri video. Poi, se non li volete, che cazzo me ne fotte, non ve li faccio e voi vi perdete l'opinione del più grande fan di Dragon Ball d'Italia, cazzi vostri. Il video finisce qui... Sto stanco, liberi di leggere, ciao!